Buon pomeriggio, eccoci, ci siamo anche oggi, immancabile la puntata. Cosa fanno? Eccole le mie professoresse. Buonasera, buonasera. Abbiamo invertito i ruoli, C'è. Anzi, fate una cosa, ditemi voi, c'è Carlo, no, c'è Francesca. C'è Ludovica. Buonasera. C'è Laura. Buonasera a tutti. E c'è Eleonora. Non c'è Eleonora. Eccola qui Eleonora, oggi in versione donna invisibile. In bocca al lupo, Ele, torna presto tra noi, cara Elena. Ci manchi. Ci manchi. Elena è il diminutivo di Eleonora. Esatto, siamo lì. Entriamo nel vivo della gara, concorrenti. Ed entri la nostra campionessa Valeria Mangone da Genova. Vabbè, siamo eleganti. Grazie. Valeria, potresti essere una delle mie prof. È una sorella maggiore, diciamo. No, una prof. Come stai? Bene, tutto a posto? Bene, benissimo da casa. Sei divertita ieri? Molto, a parte alla fine, però hai fatto venire una bella emozione. Sì, una bella emozione, non completamente. Completamente, non sei riuscita a capire. Devo dire che i genovesi che per antonomasia sono chiusi, seri, invece c'è stato proprio poi una manifestazione. Proprio a fare il tifo per Valeria. Sì. Primo fra tutti, tuo marito Luca che ti accompagna. Ciao Luca. Allora, ecco gli sfidanti. La prima si chiama Maria. Ben arrivata. Ciao, Maria Brunori. Sì. Viene da San Paolo di Iesi, in provincia di Ancona, è direttrice Marche. Di un ufficio postale, sì, e guida turistica ufficio. Proprio nella provincia di Ancona. Esattamente, sì. Proprio pochi giorni fa c'è stato un trekking urbano organizzato dal comune di Ancona e io ho avuto il piacere di guidare un po' di visitatori in giro per la città. Sì, sposata con Sauro, due figli che sono Matteo e Silvia, Matteo ha 12 anni, 12, Silvia 10 anni. 10. Che mi hanno detto sei una grande ladra di cioccolata. Ecco, sì. È vero? Sì. I miei figli mi colpano perché adesso, essendo nel periodo post-pasquale, c'è ancora tutto l'uovo. Esatto, c'è tutto un accumulo di cioccolata a casa che io ogni tanto tendo a far sparire. Esatto. E poi ti diverti un sacco, visto che ti piace volare, a portare i ragazzi. Con la scusa di portare al parco, giochi, vai tu sulla montagna. Esattamente, siccome mi piace molto divertirmi, mi piace molto volare in generale. Non so se troverò il coraggio di lanciarmi col paracadute, non so se il mio cuore reggerà questa emozione. Per ora ho provato anche la mongolfiera, mi è piaciuta molto. Mi è piaciuta molto. Ti accompagna la cognata, sì. Duccia. Ben arrivato Marco. Buonasera. Strada, viene da Opera. Sì, esatto. Provincia di Milano. 52 anni, agente di commercio nel settore dell'arredamento d'ufficio. Sì, esatto. Sposato con Simona, una figlia, Maria, di 6 anni. Che ti ha detto Maria? Ma niente, guarda il programma, lo guardiamo sempre insieme, quindi mi ha spronato. Ti ha anche preparato, ti ha fatto studiare storia. Ma guardiamo insieme la ghigliottina, più che altro. Più che altro questo. Bravissimo nel fai da te, l'unico professionista che chiama in casa l'idraulico. Per il resto fai tutto da solo. Beh, insomma, cerco di farlo. Cerchi di farlo. Però sai, l'idraulico con dei macchinari che... Le filettatrici, quelle cose che è un po' più difficile. Ma grande passione, resto cerco di cavare. Grande passione per la musica. Sì. Vedo che hai anche un acquario. I pesci gli ha dato i nomi dei gruppi? No. No, com'è? No, vabbè. Ho dato 3 soprannomi ai pesci più belli, che poi sono i Discus. Sono pesci. I nomi? Sì. King, Queen e Prince. Non ho avuto grandissima fantasia. E poi suona il pianoforte, la chitarra. Sì. E visto che stasera, anzi, approfitto per ricordarvi che c'è la seconda puntata di Tale e Quale, non perdetelo. A proposito di imitazioni, stasera secondo me vedremo Cocciante, vedremo Lady Gaga, insomma, ce ne saranno di tutti i colori stasera. Magari. Marco, chi è che tu sai imitare? Ma ho fatto diverse imitazioni che poi posto su YouTube accompagnandomi col pianoforte e con la chitarra. Ma ne ho fatte parecchie. Fammi sentire, proprio il tuo cavallo di battaglia chi è? Ma potrei farti sentire per esempio uno che più o meno forse pochi conoscono, nel senso che è abbastanza datato, però Tony Dall'Ari. Ma scherzi, no? Stai scherzando? Dai, romantica o come prima? Tu sei romantica, amica delle nuvole. Poi un altro? Beh, un altro potrebbe essere, per esempio, Branduardi. Ah, la fiera dell'Est. No, sì, anche, però faceva... bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai, con la mela.
Finiamo con Califano, dai. Sì, dai, Califano. Finiamo con Califano. Mi avvalgo di un po' di mimica facciale, tipo il naso schiacciato e una roba diceva. Sì, d'accordo, però tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Vabbè. Viviana, ben arrivata. Viviana Liparulo. Sì. Viene da Saronno. La patria dell'amaretto. Provincia di Varese, impiegata in un'agenzia per il lavoro. Ti occupi esattamente di cosa? Mi occupo di orientamento ai giovani e di supporto alla ricollocazione, che in questo momento non è che sia proprio un lavorino facile. Beh, immagino. Sia per i giovani che per i meno giovani. Ti sei appassionata da poco al tennis? Sì, e sono 3 anni che cerco di giocare a tennis, che credevo fosse uno sport più semplice, invece oltre all'aspetto fisico ci vuole anche quello mentale, e su quello sono un po' in difficoltà. Non è facile. Sì. Adori la cucina orientale, vero? Sì. Cucini anche? Assolutamente sì, wok, tutto quello che serve, in dispensa abbiamo 1000 salsine e non c'è un barattolo di sugo. A casa mia non si mangia la pasta. Principale qual è? Il curry, immagino. Curry, assolutamente, che viene fatto con il riso bianco, salsa d'ostriche, salsa di soia chiara, scura, sambal olek, c'è tutto a casa. Qualsiasi cosa, libro di cucina è forte Viviana, che sulla vincita, dovesse vincere, ha le idee chiarissime, spende tutto in scarpe e borse. A patto che non sia una vincita che mi cambi la vita, esatto. Ovviamente, se ma no, che devo fare? Ma scarpe e borse. Brava, viva la sincerità! Altro concorrente, Alessandro Cristofaro, ha 33 anni, viene da Campobasso, in realtà vivi a Parigi. Vivi a Parigi e lo fai per motivi di lavoro. Sì. Sei ingegnere, ti occupi di studi. Di fattibilità per investimenti nel settore dell'energia rinnovabile. Rinnovabile, quindi parli di energie rinnovabili. Tu riesci a in qualche modo orientare i tuoi sogni? Sì, sono un onironauta o sognatore lucido. E, voglio sognare questa cosa e la sogni oppure guidi anche, il sogno, inizi a sognare e lo porti dove vuoi anche. Io in realtà il sognatore lucido è colui che sogna sapendo di sognare, volendo o me ne accorgo quando già sono nel sogno e quindi a quel punto lì cerco di immaginarmi delle situazioni strane, tra l'altro con sensazioni davvero reali. Oppure all'inizio, prima di addormentarmi, mi addormento con l'idea che voglio fare un sogno lucido e bello. E ti dico, le io ci provo sempre, guarda, ci ho provato pensando alla Bellucci, alla Ferilli, ci ho provato, ma non mi è mai riuscito così lucido proprio preciso. Infatti ci provo, guarda come ci provo, ma mi devi insegnare se c'è una tecnica. Volendo. E tu ci hai provato. Volendo potrei portarmi anche le professoresse nei miei sogni. E interagire con... Jessica! Ciao Jessica! Jessica Filippi Farmar. Esatto, è un cognome unico, nella mia zona ce ne sono parecchi. Vieni da Schio, provincia di Vicenza. E tu fai la hostess per eventi, balletta, ragazza immagine, ti occupi anche di seguire varie serate in discoteche. Esatto, in particolar modo io e il mio fidanzato qualche anno fa abbiamo fondato un'associazione e ci occupiamo quindi in prima persona di organizzare serate, eventi, manifestazioni. Serate a tema anche un po' particolare. Ad esempio lo schiuma party, non so se sai cos'è. Ma stai scherzando, tutte le una sera sì, una sera no, io faccio lo schiuma party. Allora mi chiamerai a me la prossima volta. Non per me, ma per loro che non lo sanno. Consiste? Spiegaglielo un po', allora. Non per me, è per loro. Solitamente è un tipo di intrattenimento rivolto ai giovani, certo. Si svolge in locali, certo. E c'è un cannone sparaschiuma che riempie la pista di questa schiuma e i ragazzi si divertono a ballare all'interno. Con la schiuma. Esatto, non hanno nessun problema di sporcarsi, non è nocivo. Esatto. Anzi, forse alcuni trovano un modo migliore per lavarsi. Ecco, con la schiuma in discoteca, poi arriva la sistola e via. Esatto. Schiuma party. Sì. Allora, il fidanzato è un collega DJ. Ciao Attilio, ciao, come stai? Carlo, tutto bene? Ciao a tutti. Tutto bene, grazie. Ma il disco che mi hai mandato, che mi avete dato, il disco che devo ascoltare, è chi canta? Jessica?
Ovvio. Ah. Sì, solo ed esclusivamente in studio di registrazione. No, non ti faccio cantare, stai tranquilla. Sei raccomandato, non mi far cantare, non mi fa cantare. Però l'ho sentito molto, molto bello, molto forte. Grazie. E complimenti, mi auguro di farne ancora molti altri, di arrivare nelle prime posti in classifica. Voi state insieme da 3 anni e mezzo, quindi la conosci bene, Jessica? La conosco un po' da un pezzettino, diciamo. Pregi e difetti, vai. Sì. Allora, come pregi sicuramente è una ragazza molto dolce ed è molto appariscente, perché in ogni situazione si fa notare. Magari qualche difetto è che è molto chiacchierona, E questo suo seguire le mode, infatti, anche mi occupa tanto tempo nel prepararsi, vuole che tutto quanto sia seguito a punti, preciso, la scarpina, i capelli, anche solo per guardare un DVD magari a casa nella poltrona, io e lei da soli, però lei deve mettersi a posto i suoi capelli. Hai capito? Anche in casa bisogna tenersi. Brava Jessica, brava, lo fa per te, lo fa per te. Tante volte arrivasse uno che le butta tutta la schiuma addosso e la mette in disordine. Senti, non gli hai insegnato a fare la DJ? A mixare? Questo è un progetto futuro, effettivamente. Esatto. Non sarebbe male come idea. Dai, Jessica, via il cubo, fermalo quando vuoi. Stop. Giochiamo con la lettera G. Vena del collo. Passo. Tipo di pane biscottato. Grissino. No. Il santo patrono di Napoli. San Gennaro. Sì. Lo è ciò che non si paga. Gratis. Sì. È dotato di intelligenza superiore. Genio. Sì. Città palestinese della striscia. Gaza. Sì. Vena del collo. Passo. Tipo di pane biscottato. Passo. Vena del collo. La vena del collo è la giugulare. E il tipo di pane biscottato, galletta. E Jessica Calimero se ne va in giro con un guscio d'uovo in testa. Vero o falso? Vero. Vero. Ci siamo di nuovo, eccoci. Riprendiamo a giocare. Alessandro ha fatto il doppio errore e deve puntare il dito verso un avversario. Alessandro, ci hai pensato? Sì? Sì. Verso chi? Maria. Ti devi difendere. Jessica. Le bambine si scambiano le figurine del primo album di Candy Candy. 1980. Esatto. La tua eredità va nelle casse di Alessandro. Grazie di aver giocato con noi. Buon rientro a casa. Grazie a tutti. In bocca al lupo per tutto. Grazie. Alessandro si sposta qua. Noi riprendiamo il nostro percorso di gara con l'attesissima scossa. 1, 2, 3, 4. Allora Laura, di cosa parliamo questa sera? Qual è l'argomento? Questa sera parliamo di feste. Andiamo da Jessica. Sì. San Patrizio e Caraibi. Scossa? Va bene. Peccato per Alessandro, l'eredità va nelle casse di Valeria, la nostra campionessa. Alessandro, grazie comunque di aver giocato con noi, buon rientro a casa. Grazie. E un saluto alla nonna, D'accordo. Ciao. Grazie. Jessica, Valeria, Marco, giochiamo al cos'è? Primo indizio. È una provincia, Jessica. Vicenza. No, Jessica. Sagoma. No, Valeria. Ha una o più bocche. Fontana. No, tocca a Jessica. Verità. No. Passo. Altro indizio. Jessica. Passo. Jessica. Reno. No. Punto il dito contro Marco. Marco, ti giochi l'opportunità di andare al duello finale. A, B o C? B. Vediamo la domanda che si nasconde sotto la lettera B e scopriremo chi tra Marco e Jessica andrà al duello finale. Dallo Zantoxilum, detto anche albero del mal di denti, si ricava un antidolorifico. Come si chiama? Latte dello Yanzhu, gomma dello Xixliang, pepe del Sichuan. Ma pepe lo escludo, direi. Mi verrebbe da dire gomma. Questa è la tua risposta? Sì.
Allora, si chiama così perché i frutti da cui si ricava l'antidolorifico sono simili ai grani del pepe. Per questo si chiama pepe del Sichuan. Peccato per Marco che esce di scena, non era certo facile. Resta in gara invece Jessica. Buon rientro a casa. Grazie. E bocca al lupo per le tue grandi invitazioni. Ciao Marco, apriamo il tavolo, vediamo le 8 materie di questa sera. Musica, italiano, curiosità, scienza, sport, fantasia, spettacolo e religione. Prego Valeria, prego Jessica. Valeria, nostra campionessa, per ora in vantaggio. Jessica, la sfidante, tenterà di strappare il titolo a Valeria. Inizia Jessica. Spettacolo. Vale 50.000 euro, si parte subito forte. Quale fra queste bellissime star è stata definita la miglior invenzione italiana dopo gli spaghetti? Virna Lisi, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale o Sofia Loren? Allora, premetto che sono tutte quante bellissime donne. Forse... io dico, Carlo, Sofia Loren. Siamo nel 1963 e Blake Edwards la volle nel suo film La Pantera Rosa, dove vestiva i panni di una principessa indiana. Al fianco c'era Peter Sellers, ovviamente, che interpretava l'ispettore Clouseau, l'attore inglese David Niven. E fu proprio David Niven che disse di lei: questa è la migliore invenzione italiana dopo gli spaghetti, parlando di Claudia Cardinale. Jessica, perdi i tuoi 10.000 euro che vanno nelle casse di Valeria. Valeria, a te la scelta. Curiosità. 10.000. Tra i personaggi delle figurine più amate dai ragazzini degli anni 30, chi aveva la scimitarra? Il feroce Saladino, il conte di Montecristo, lo zigano o Buffalo Bill? Allora, negli anni 30 io non c'ero nemmeno. Scimitarra. Il feroce Saladino. Ed è la risposta esatta. Aveva questa scimitarra, è una sorta di antenata orientale della sciabola. Non mi ricordo, con 100 figurine mi pare, questa era quella introvabile, il feroce Saladino, perché ne avevano stampate ovviamente meno. Jessica 10.000, Valeria 100.000. Valeria sceglie il prossimo argomento. Sì, di Jessica. Vai Jessica. Io dico religione. 20.000. In quale giorno dell'anno una festa cattolica ci ricorda che polvere sei e polvere ritornerai? Mercoledì, lunedì, domenica o giovedì? Beh, è passato anche da poco, io dico il mercoledì delle ceneri, mercoledì. E la risposta è esatta, è il giorno delle sacre ceneri, si svolge ogni anno il mercoledì successivo all'ultimo giorno di carnevale, quindi il martedì grasso, ed è cosiddetta celebrazione mobile, nel senso che la data cambia ovviamente di anno in anno. Nella canzone di Mario Tessuto, in che classe il protagonista si innamora di Lisa dagli occhi blu? Prima F, seconda B, terza C o quarta A? Silenzio in studio. Allora, nella canzone di Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu. Non è una delle frasi che solitamente si ricanticchiano, quindi onestamente... Allora... io dico terza C. No! C'erano tutti loro, eh? Erano tutti in classe insieme. Sai perché io avrei saputo rispondere? A parte che l'ho sentita dopo, successivamente, non nel 69, perché ancora non ero nato, sono nato nel 71, ma...
Sia così, per scherzare. E perché quell'anno lì, quando è uscita questa canzone nel 69, io andavo a scuola alle elementari ed ero proprio in seconda B. Ed era la seconda B. Infatti il brano dice classe seconda B, il nostro amore è cominciato lì. E la cosa bella è che appunto io dicevo, ma dove era sta Lisa? Che noi qui erano tutti maschi in classe mia. Io questa Lisa non la vedevo, vabbè. Jessica, perdi 130.000 euro, si spostano, vanno nelle casse di Valeria, che grazie a questo successo di Mario Tessuto si ritrova ad avere 170.000 euro, perché ha aggiunto i 130 ai suoi 40.000. E adesso scienza. Tutto dipende dall'ultima domanda. Tutto è ancora possibile. Scienza, vediamo quanto vale. 30.000. Nei boschi del Giappone si possono incontrare i Clophoris micena, particolari funghi che fanno cosa? Emettono piccoli rumori, brillano nel buio, ruotano su se stessi o spruzzano gocce velenose? Clophoris micena. Clophoris micena. Particolari funghi. Cosa fanno? Emettono piccoli rumori, brillano nel buio, Clophoris, ruotano su se stessi, spruzzano gocce velenose. Clophoris. Diciamo, spruzzano gocce velenose. Siamo in un'isola in Giappone, e si trovano anche un po' in Brasile, nel Borneo, in Micronesia e in Sri Lanka. Sono dei funghi che hanno un gambo sottile e la tipica forma ombrello, e che possono regalare uno spettacolo veramente unico grazie alla bioluminescenza. Brillano nel buio, un po' come si vede nel film Avatar, fanno quell'emozione lì con dei colori tra il blu e il verde. Valeria, ti costa caro. Sì. 170.000 euro vanno nelle casse di Jessica, e Jessica è la nostra nuova campionessa. Valeria, buona vita, tanta felicità a te. Saranno felici i tuoi bimbi, grazie di aver giocato con noi. Grazie a voi. La nostra Jessica tenterà di portare a casa 170.000 euro. Eccoci di nuovo insieme. La nostra nuova campionessa si chiama Jessica, viene da Schio, provincia di Vicenza. Lavora in discoteca, organizza serate in collaborazione anche con il fidanzato, che si chiama Attilio, fa il DJ. Ancora non ha imparato a mixare. Attilio ce la metterà tutta a insegnarti. Esatto, siamo sulla buona strada, un bravo maestro. Sono organizzato un sacco di serate, canta anche, Sì. Non un disco, ma solo in sala di incisione. Attualmente sì. Potrebbe portare a casa 170.000 euro. Non male come somma. Vedo che la guardi. Sarebbe molto invitante. Molto importante. Sì, alla mia età soprattutto. Beh, sì, certo. Qualsiasi età, comunque. Alla mia. Ancora di più. Potresti Jessica, sognare un po' di più. Indossa la cuffia, dammi il tempo di ricordare un paio di cose. La prima è che la risposta, intanto, alla domanda di oggi, la signorina istitutrice di Clara, non è certo la signorina Unzinger, ma la signorina Rottenmeier, severissima. E soprattutto vi voglio ricordare che stasera c'è la seconda puntata di Tale e Quale Show. I protagonisti sono tutti pronti. Chi interpreterà Lautieri? Chissà. Che cosa farà Luisa Corna? Che cosa Fausto Leali? Insomma, tutto da scoprire. Cirilli, chi interpreterà? Si saranno preparati nel modo giusto? Vedremo la Carrà, vedremo Iglesias, vedremo Lady Gaga, insomma sarà una puntata da non perdere, con i giudici ovviamente là pronti, sia la straordinaria Loretta Goggi che il grande Christian De Sica e Claudio Lippi, insomma sono tutti pronti per giudicare questi grandi professionisti che tutta la settimana che stanno lavorando per realizzare al meglio queste imitazioni. Stasera vi aspetto dopo il TG1 con l'appuntamento con Tale e Quale Show. Ma adesso giochiamo con Jessica. Pronta per questi 170.000 euro. Si inizia. Prima scelta tra queste due parole. Ufficio, negozio.
Ufficio. Ghigliottina. Va bene. Seconda parola. Email. Lettere. Lettere. Ghigliottina. Va bene. Terza parola. Colpire. Sparare. Sparare. Ghigliottina. Sì! 170.000 euro! Quarta parola. Primato. Record. Record. Ghigliottina. Sì! 170.000 euro, l'ultima parola, devi scegliere tra queste due. Doppio. Doppia. Doppio. Ghigliottina. Ai, era doppia. 85.000 euro, un minuto per pensarci, via. Del tempo, Jessica aveva già scritto con qualche istante d'anticipo la parola, mettiamola qua, togliti pure la cuffia. 85.000 euro, tutto bene, solo sul finale dimezzato. Evidentemente seguivi un ragionamento. Esatto, avevo un'idea e doppia mi ha un po' spiazzato, sono rimasta, cioè non mi veniva più. È sempre una bella cifra, 85.000 euro. Sì. Apro la busta. Jessica, per 85.000 euro, ha scritto colpo. Sì, avevo... Sparare un colpo. No, avevo un'altra idea, solo che poi con doppia, cioè doppio ci sarebbe stato un doppio colpo, sparare un colpo. Il record si può anche definire un colpo. Sì, certo. Ho fatto un colpaccio, un colpo d'ufficio, magari... Passare di livello con lettere, onestamente, nulla. Poi è diventata doppia. E... Però ormai avevi in testa quello e hai scritto quello. Esatto. Sono andata... Capita. Ho pensato anche ad altre cose, ma... Non riuscivo ad abbinare ufficio che era a doppia. Quell'ufficio è un po' particolare, devi aver visto spesso i film di James Bond... Allora viene subito in mente, dopo che ti ho detto la parola. Sì. Così non è così semplice. Facciamo un gioco? Sì. Aggiungo una parola? Proviamo. Vediamo quale potrebbe essere. Tonda. Non ho capito. Tonda. 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 Proprio bella tonda. Esatto, mi viene in mente una palla. Una signora un po' grassottella, bella tonda, eh? Ti viene in mente questo, eh? No, non è questo, non è signora tonda. No, mi veniva in mente la palla. Ah, palla. Palla. Doppia palla, palla da record, sparare una palla. Però. Ufficio, una palla.
No. No. Tonda. Tonda. Così. Ci sono tante cose. Beh, sì, guarda, tutto sommato, siamo partiti da 170.000, sì, no? Che è una bella cifra record, sì, eh? È una delle cifre più alte. E però dimezzando, viene 85.000. Esatto. Che comunque è una cifra tonda. Una doppia cifra. Una doppia cifra nel linguaggio economico, no? Inflazione a doppia, sì, cifra. Una cifra record. Dai, su, spara una cifra. Spara una cifra. E ci mettiamo d'accordo. Cifra e lettere negli assegni, devi scrivere. Esatto, cifra in lettere negli assegni. E l'ufficio cifra nei servizi segreti è quello destinato a decifrare e a trasformare in codici oppure a decifrare i messaggi. Proprio nei film di James Bond c'è l'ufficio cifra. Quindi ufficio cifra, cifra in lettere, sparare una cifra, cifra record, doppia cifra e poi cifra tonda. La cifra tonda, 85.000. Niente, non restano qua, la parola era cifra. Allora, dopo il TG1, qui Radio Londra, poi affari tuoi, poi Tale e Quale Show. Vi aspettiamo tutti, io e i grandi protagonisti di Tale e Quale Show, per una puntata da non perdere. A più tardi su Rai 1 in diretta, tra poco, intanto linea al TG1.